soluzione dry gear ci permette di trattare l'umidità in serra, che sostanzialmente, andando a trattare l'energia che abbiamo dentro la serra, chiudendo la serra, andando contro il sistema tradizionale, andiamo a trattare l'umidità attraverso una serie di circolazione dell'aria e di estrazione dell'acqua dall'aria stessa. Quindi quali sono i vantaggi di questa tecnica e soprattutto quanto è facile installare il deumidificatore? Allora, i vantaggi sono in prima di tutto la risoluzione del problema dell'umidità che crea le malattie, quindi questo ci permette di avere poi una maggiore resa nelle piante, e andando contro il sistema tradizionale di scaldare per eliminare l'umidità, andandola a trattare con questo deumidificatore ci permette effettivamente di avere dei grossi vantaggi dal punto di vista economico per quello che è il risparmio energetico e quindi quello che ne compete poi per quello che è poi la riduzione dell'impatto ambientale. Inoltre è una soluzione che io posso andare a installare effettivamente in diverse situazioni e anche per diverse culture, perché è molto facile da installare, c'è bisogno di un solo attacco elettrico, quindi molto plug and play. Voi praticamente con questo sistema andate proprio a cambiare il paradigma del funzionamento all'interno della serra. Sì, sostanzialmente in ogni caso, che sia una serra tradizionale di coltivazioni fuori suolo, anziché scaldare e aprire le finestre per poter far uscire l'umidità, noi andiamo a chiudere l'umidità e andiamo a trattare quello che è l'energia che abbiamo dentro la serra. Quindi non ci sono più cambi d'aria, ma andiamo solamente a trattare l'energia che abbiamo dentro, quindi manteniamo certa temperatura e umidità risparmiando su quello che è il riscaldamento tradizionale. Quindi andiamo completamente oltre quello che viene fatto tuttora. Quindi un risparmio nel riscaldamento, anche un risparmio di agrofarmaci magari che non vanno più ad essere distribuiti sulle piantine. Avete calcolato il risparmio, quali sono appunto gli elementi di risparmio e quantificato? Allora, sicuramente su quella che è la voce dei ricavi c'è una media di un aumento del 20% su quello che è il valore della raccolta, prendendo una serie di piante che vanno dalle verdure normali fino alle baby leaf o addirittura anche per il trattamento su delle sementi o piante da vivaio. Dopodiché ci sono dei grossi risparmi anche del doppio, quindi arrivando fino al 40% per quello che è il risparmio energetico, basandoci su quello che sono i prezzi dell'energia attualmente in Italia. Non li abbiamo quantificati, ma quindi stiamo già parlando di una grossa forchetta effettivamente di aumento di margine per i coltivatori, di quelli che sono il risparmio sugli i pesticidi, che quindi mi possono permettere di arrivare ad avere anche un premium per quello che è la coltura biologica. Oltretutto quello che sono le ore di lavoro effettivamente per andare a contrastare i danni che fa l'umidità dentro la serra.